Stai pensando di adottare un gatto ragdoll? In questo video di Animalpedia ti parliamo delle sue caratteristiche, del carattere, delle cure e molto altro. Da non perdere! Negli anni 60 a Riverdale, in California, un gatto domestico bianco a pelo lungo senza pedigree, chiamato Josephine, diede vita a diverse cucciolate di gattini particolari. Josephine era di tipo persiano angora ed ebbe cucciolate generate da diversi maschi birmani sconosciuti o burmesi, una delle quali era la colorazione siamese. Josephine successivamente diede a luce gattini con un temperamento docile, placido, di natura affettuosa e una tendenza a rilassarsi. Quando da una cucciolata successiva ne nacquero altri con la stessa indole, Ann Baker decise di acquistare parecchi gattini dal proprietario, suo vicino di casa, pensando che avessero qualcosa di speciale. Decise dunque di creare quella che oggi è riconosciuta come il gatto Ragdoll. La razza Ragdoll fu riconosciuta dalla International Feline Federation solo nel 1991. Si tratta di un gatto dall'aspetto forte e grande, con delle zampe ben proporzionate al resto del corpo. Per farci un'idea delle dimensioni del Ragdoll, bisogna sapere che le femmine solitamente pesano tra 3,6 e 6,8 kg, mentre i maschi oscillano tra 5,4 e 9,1 kg e alle volte li superano. Hanno un pelo semilungo, spesso molto morbido e con una coda lunga e molto folta. Presentano una testa larga, con due espressivi occhi blu che possono avere differenti tonalità. Il colore degli occhi, in base alla loro intensità, è un fattore cruciale per quanto riguarda la partecipazione ai concorsi di bellezza. Il Ragdoll può avere il manto di colore rosso, cioccolato e crema, che sono le più comuni, anche se spesso presenta il colore blu e una tonalità lilla molto peculiare. Il suo nome Ragdoll letteralmente significa bambola di stoffa. Ciò deriva dalla sua estrema docilità che venne notata subito dai primi allevatori di questa razza. Si tratta di un eccellente animale domestico, un gatto socievole e molto tollerante. Solitamente non miagola spesso, emette solo dei suoni deboli e delicati. È un gatto tranquillo, discreto e intelligente. Qualità perfette per chi cerca un gatto al quale dedicare tempo e fargli tante carezze. A causa del suo comportamento eccessivamente rilassato, si originò il mito che i gatti Ragdoll sono resistenti al dolore. È importante spazzolare regolarmente il gatto di razza Ragdoll affinché non gli si annodi il pelo. Per quanto riguarda le attenzioni che necessita, ti consigliamo di osservare ogni giorno il suo comportamento, prestare attenzione alla sua alimentazione e al suo stato fisico, in quanto, essendo un felino particolarmente silenzioso, potresti non accorgerti se gli sta succedendo qualcosa. Scopri come giocare con un gatto nel video che ti abbiamo preparato! L'aspettativa di vita del Ragdoll si aggira sui 10 anni. È una razza di gatto relativamente sana, anche se a causa delle dimensioni semilunghe del pelo potrebbero presentarsi dei problemi digestivi come le palle di pelo nello stomaco. Le malattie più comuni che colpiscono i gatti di razza Ragdoll sono problemi urinari, malattia policistica renale, cardiomiopatia ipertrofica. Dicci, stai pensando di adottare un Ragdoll? Faccelo sapere nei commenti. Alla prossima!